giocatore che fisicamente può essere recuperato in tempi brevi, al di là di tutto il resto, insomma. Allora, per quanto riguarda la differenza del tra primo e secondo tempo, è che nel primo tempo siamo stati bravi a far girare la palla, a giocare con personalità, a entrare subito dentro la partita e riuscire a prendere subito le notizie in maniera veloce degli spazi che si venivano a creare con i loro assalti. Nel secondo tempo abbiamo giocato palla in maniera più difficile, abbiamo fatto girare, anche nelle scelte semplici l'abbiamo fatta girare peggio, oltre che poi dover prendere una direzione su come costruire l'azione, e anche questa spesso l'abbiamo sbagliata. Poi abbiamo perso dei duelli fisici perché loro hanno cominciato a pressare in maniera più forte. Quando ti pressano in maniera più forte, come hanno fatto spessissimo loro, dobbiamo andare a giocare sul duello davanti, perché si va a giocare sulla prima linea per andare poi a riconquistare la palla che viene fuori dal duello. E sotto questo aspetto qui noi non si ha moltissime qualità. Noi quando poi si incomincia a alzare il pallone, soprattutto in Europa, dove troviamo squadre fisicamente costruite così, ma poi è proprio un nostro difetto che non riusciamo a rendere giocabile la palla addosso. È un'addizione delle componenti, delle caratteristiche dei calciatori, per cui questo ha peggiorato un po'. Loro hanno cominciato a comandare, ci hanno schiacciato un po' in alcuni momenti con questi due quinti aperti sulle due fasce, riuscivano palla a destra, palla a sinistra, palla a sinistra, palla a destra, e noi a scivolarci con la linea difensiva diventavano metri non facili da colmare. Se ci si porta l'attaccante esterno poi tu ti abbassi troppo e diventa difficile ripartire e riguadagnare campo, per cui ci sono stati dei momenti dove ci siamo dovuti difendere. Cosa che è successa anche ai nostri avversari, perché poi secondo me anche nel secondo tempo le abbiamo avute delle occasioni per ripartire e abbiamo giocato delle palle al limite dell'area dove c'era la possibilità di andare ad imbucare. Però poi conta molto la prestazione. La prestazione secondo me è stata una prestazione di spessore, di livello, dove la squadra ha fatto vedere, come dicevamo ieri, di aver appreso qualcosa da queste esperienze vissute quest'anno in Europa. Cioè siamo entrati qui dentro, siamo venuti a giocare qui e siamo entrati con la convinzione di poter dire la nostra. Questi hanno fatto gol a tutti, hanno vinto a tutti, sono una squadra veramente forte davanti. A me non mi sembra che gli sia stato concesso molte situazioni, ecco. E nel primo tempo invece ce le siamo create le opportunità per fare gol. Per quanto riguarda l'altra domanda, io non l'ho visto, io l'ho visto soltanto l'altro giorno, quando voi il giorno dopo avete giustamente scritto quello che è stato il nostro dialogo, perché lì ve l'hanno raccontato giusto, c'è stato un comunicato, cioè siamo andati a domandare a Mauro se la sentiva di cominciare con la squadra, gliel'ha domandato il dottore, il dottore ha detto: secondo noi hai fatto il ciclo delle cure che ti mette in condizione di poter allenare. Lui ha detto no, c'ho ancora male e ve lo dico io quando ricomincio, per cui io ho ascoltato e sono venuto via incassato e sono tornato a casa. Poi non so altro, dovete domandare al direttore, perché ci ha parlato il direttore. Also, fangen wir mit der ersten Frage an, und zwar erste Halbzeit, das Spiel kontrolliert, in der zweiten Halbzeit doch mehr Schwierigkeiten gehabt gegen das starke Eintracht Frankfurt. Warum? Warum diese zwei unterschiedlichen Halbzeiten? Die Antwort daraufhin. Ja, also der fundamentale, eigentlich der Hauptunterschied zwischen der ersten und zweiten Halbzeit war einfach, dass wir in der ersten Halbzeit sehr gut ins Spiel gekommen sind. Wir haben den Ball sehr gut zirkulieren und laufen lassen. Wir haben Persönlichkeit gezeigt auf dem Platz. Wir haben schnell gespielt, wir haben die Freiräume genutzt.
Und in der zweiten Halbzeit haben wir einfach zu kompliziert gespielt, zu schwierig. Wir haben leichte Bälle weggegeben. Der Spielaufbau hat nicht ganz so gut funktioniert wie in der ersten Halbzeit. Und ja, Eintracht Frankfurt war einfach druckvoll in der zweiten Halbzeit, muss man ganz klar sagen. Wir haben weniger die Bälle zurückgewinnen können, nicht ganz so stark wie in der ersten Halbzeit. Und genau, in der Europa League, glaube ich, muss man einfach auch körperlich stark auftreten. Das hat Frankfurt heute auch gezeigt und wir müssen einfach auch körperlich aktiver und stärker einfach in die Zweikämpfe vor allem auch gehen. Das war so ein bisschen unser Problem dann auch vor allem in der zweiten Halbzeit. Und ja, sie haben sehr gut gepresst in der zweiten Halbzeit, haben sehr gut über die Flügel auch angegriffen, waren da sehr gefährlich gegen uns und wir standen einfach zu weit weg vom Gegner, muss man ganz klar sagen, haben nicht ganz so gut verteidigt. Und aber auch in der zweiten Halbzeit haben sie unsere Chancen gehabt, unsere Chancen kreiert, ja, waren dann aber einfach nicht torgefährlich genug und haben das Tor auch nicht getroffen oder kein Tor erzielen können. Aber insgesamt muss man sagen, dass die Leistung meiner Mannschaft sehr stark war. Wir haben Teamgeist gezeigt in der ersten und auch in der zweiten Halbzeit, unsere Erfahrung auch auf den Platz bringen können und zwar eigentlich eine überzeugende Leistung, muss man sagen, obwohl Eintracht Frankfurt vor allem in der zweiten Halbzeit auch wirklich offensiv sehr stark war. Und zur zweiten Frage, da ging es um Icardi nochmal, ob er denn körperlich fit sei, jetzt auch in Zukunft wieder auftreten zu können, zu spielen. Daraufhin die Antwort: Ja, ich habe jetzt Icardi nicht gesprochen in den letzten Tagen, nicht gesehen. Ich kann jetzt nicht viel zu seiner körperlichen Verfassung sagen. Die medizinische Abteilung hat aber jedoch eben eigentlich das Zeichen gegeben, dass er spielen kann, soweit fit ist. Aber Mauro hat gesagt, dass er wohl noch Schmerzen hat und dementsprechend jetzt nicht hier mit auftreten konnte. Aber wir hoffen natürlich, dass er bald dann dementsprechend ins Team zurückkehrt. Ja, volevo chiederle sulla questione rigore. Viena aveva tirato Lautaro, ha detto non era stato indicato lui, però è andata bene. L'ultima aveva tirato Perisic, questa volta c'è stato un conciliabolo a tre. Non era stato deciso oppure poi i giocatori, insomma, prima di tirare cercano un accordo? Ecco. Lei ha detto un'inesattezza, quella che io ho dichiarato precedentemente che non era stato indicato lui. Non è vero. Io ho detto che siccome lui ha preso il pallone e se l'è messo sotto braccio, ha detto lo tiro io, è chiaro che poi c'è una gerarchia che viene da provarli in allenamento. Si sono provati e ci sono tre o quattro che li sanno battere. Per cui quel momento lì è sempre bene averne due o tre. Poi è chiaro che quello che ha cominciato e ne ha battute 4-5, ha fatto gol o ne ha sbagliato uno solo, ha meno pressione nell'andarlo a battere, e probabilmente quando ha cominciato Mauro ha subito la stessa pressione che hanno subito questi qui, ecco. Secondo me Politano è fortissimo a battere i rigori, Perisic è fortissimo, Brozovic è fortissimo, Lautaro è fortissimo, per cui c'è da trovare l'equilibrio. Penso sia corretto fare così in un momento come questo, dove proprio c'è questo sentire il pallone un po' più peso le prime volte che vai a battere i rigori, ecco, succede così. Allora il fatto di poter comunicare se uno è più tranquillo o uno è meno tranquillo è un vantaggio. C'è anche Nainggolan che li sa battere, però l'ha sbagliato contro l'altro, ha sbagliato, però li sa battere. Prego. Momento, sì. Ja. Die Frage jetzt noch zum Elfmeter, der nicht verwandelt worden ist. Es hätte ja auch andere Schützen den Elfmeter schießen können. Warum war es dann Brozovic? Was können Sie dazu sagen? Die Antwort daraufhin: Ja, gut, also es gibt mehrere Spieler, die da natürlich in der Mannschaft den Elfmeter mehr schießen können. Es gibt eine gewisse Hierarchie natürlich auch in der Mannschaft und danach richtet man sich normalerweise. Brozovic hat in den letzten 4, 5 Elfmeter, die er geschossen hat, ich glaube nur einen verfehlt, und aber auch Politano zum Beispiel oder auch Perisic oder Lautaro Martinez sind auch Elfmeterschützen normalerweise, die dann antreten beim Elfmeter. Aber ja, man kann auch mal einen verschießen, das kann passieren. Und dementsprechend, Nainggolan ist auch einer, der durchaus Elfmeter schießen kann, aber der ja nicht mit dabei war. Prego. Buonasera, mister. Volevo chiedere se dopo una buona partita così non c'è un po' di rammarico per il risultato finale, visto come si era messa anche per il rigore, e niente sulla situazione degli infortunati, insomma più che altro su Perisic, se pensa di recuperarlo.
Ci si recupera sicuramente, perché lui è uno che ha questa massa muscolare importante, riesce a recuperare anche velocemente e ha soltanto un affaticamento all'adduttore, per cui non c'è niente che possa andare poi a pensare di un rischio lesione muscolare, ecco. Poi è chiaro che noi non siamo moltissimi proprio come lista in Europa League, e ora ce ne sarà un paio anche che sono squalificati, per cui bisognerà avere un po' di fortuna di arrivarci con un numero di giocatori esatto per poter fare le due partite ravvicinate, perché ora noi si torna stanotte alle 3, poi si gioca domenica pomeriggio. Qui non si fa allenamento, non si fa niente, e qualcheduno c'è da cambiarlo, perché il tempo è pochissimo, ecco. Allora di avere un po' di fortuna, nel senso che non ci siano poi complicazioni, e di poter recuperare calciatore come per esempio Keita, e di poter usare quelli che poi sono stati fuori, che non, come dicevo ieri, che non posso usare in questa competizione e campionato, insomma, per arrivarci abbastanza freschi, perché anche la partita di ritorno con loro sarà durissima, perché sono abituati a giocarle le partite, da un punto di vista fisico sono veramente tosti, cioè sono proprio queste strutture muscolari potenti, sono costruite così le squadre, soprattutto in Europa, ecco, l'Eintracht è una di queste, una di quelle che ambisce come noi ad arrivare più in là possibile, una di quelle 5 o 6 squadre che si diceva che poi hanno le carte in regola per ambire ad andare avanti, per cui sarà un'altra partita difficilissima. Risultato si vede sempre la partita di ritorno, perché quando giochi queste doppie sfide da dentro fuori non è che puoi dire ma là abbiamo fatto un po' risultato se poi vai fuori. Chiaro, un po' di rammarico c'è, perché la possibilità di segnare ce l'abbiamo avuta sia nel primo tempo che nel secondo tempo. Parlando con i calciatori, non so se riusciremo a non subire gol, ma sicuramente delle occasioni ci capitano. Il discorso iniziale era, ed è stato così. Poi è chiaro che da ultimo ci siamo dovuti anche un po' difendere, perché succede così anche nelle migliori famiglie. Gut, also die erste Frage zunächst erst einmal, ja, Sie haben doch ein ganz gutes Spiel eigentlich gezeigt, aber ärgert Sie so ein bisschen das Endresultat, dieses 0-0 einfach, die Antwort darauf hin. Ja, ja, wir müssen einfach mal schauen, was das, oder fangen wir mit Perisic am besten erstmal an, die Situation zu Perisic, ob er verletzt ist und inwieweit oder wie schwer diese Verletzung auch vielleicht ist. Perisic wird mit Sicherheit wieder fit werden bis nächste Woche. Er hat leichte muskuläre Probleme einfach gehabt und hat schnell ein Zeichen gegeben, dass er einfach da am liebsten ausgewechselt werden muss, um nichts zu riskieren. Kleiner Ermüdungseinbruch wohl. Und ja, natürlich, wenn er jetzt, oder er musste ausgewechselt werden, jetzt müssen wir sehen am Wochenende, ob eingesetzt werden kann. Aber es fehlen jetzt einfach auch ein paar Spieler aufgrund von Verletzungen. Denn andere Spieler können in der Europa League auch nicht eingesetzt werden, die nicht angemeldet worden sind für diesen Wettbewerb. Und ja, wir haben jetzt zwei weitere schwere Spiele vor der Brust. Wir fliegen heute Nacht zurück, Sonntagnachmittag dann das nächste Spiel vor der Brust, wie gesagt. Und da müssen wir natürlich innerhalb des Teams auch so ein bisschen rotieren, müssen hoffen, dass sich keine weiteren Spieler dann auch verletzen, und hoffen, dass andere Verletzte, wie zum Beispiel Keita, dann auch wieder zurück ins Team zurückstoßen, und dass wir frische Kräfte einfach auch fürs Rückspiel dann dementsprechend haben. Natürlich müssen wir vor allem auch in Europa, wie man das sieht, auch jetzt hier gegen Eintracht Frankfurt, müssen wir einfach körperlich sehr stark auftreten. Das ist allgemein so der Fall in Europa, in den europäischen Wettbewerben. Da kommt es vor allem auch auf die körperliche Stärke einer Mannschaft an, und ja, wir werden einfach versuchen,
unsere Qualitäten dann nächste Woche auszuspielen, um uns dementsprechend auch für die nächste Runde zu qualifizieren. Jetzt geht's um das Endresultat, ob das trotz des guten Spiels, ob Sie sich ein bisschen ärgern über das Endresultat. Daraufhin die Antwort: Ja, wir sehen erst nächste Woche, was dieses Hinspielergebnis uns jetzt auch bringt. Wir hätten in der ersten und in der zweiten Halbzeit durchaus Tore machen können heute hier. Wichtig ist natürlich dann im Rückspiel, dass wir da dort kein Tor kassieren auf jeden Fall und müssen dort am Ende natürlich stark verteidigen, um es dann dementsprechend auch in die nächste Runde zu schaffen. Please. In the first row. Okay, the second. Okay, thank you. Mister, scusi, non parlo italiano bene. Wie sehen Sie denn die Chancen, das Viertelfinale zu erreichen? Come vede la possibilità di arrivare nei quarti, ai quarti? Ci abbiamo la stessa possibilità dell'Eintracht, perché la partita ha detto questo. Sono due squadre che se la possono giocare, la qualificazione, e hanno tutte e due la stessa percentuale per potersi qualificare. Also ich würde da sagen, dass die Chancen eigentlich auf beiden Seiten gleich sind, ja, sich für die nächste Runde zu qualifizieren. Das hat das Spiel heute einfach auch gezeigt. Beide haben auf einem gleichen Niveau gespielt und dementsprechend würde ich sagen, dass beide 50-50, ja, die Chance sind für das Weiterkommen. Last question. Prego. Buonasera, mister. Volevo chiedere una cosa, alla luce anche della squalifica di Martinez in Coppa, volevo capire se è importante cercare di recuperare Keita. Con la SPAL, secondo lei, quanti minuti può avere nelle gambe dopo due mesi che non gioca e se oggettivamente ritiene che possa essere in grado, magari dopo un collaudo con la SPAL, di giocare già titolare giovedì. E poi la seconda cosa, lei ha parlato dei rigori, eccetera. È un argomento che intende però affrontare con la squadra, magari mettere fine a questa democrazia imponendo un rigorista, o le va bene così? Sì, no, si fa così, però poi si lascia sempre quella possibilità di dialogo. Allora, naturalmente siamo partiti dall'ultima dal rigore. Cioè, si va a provarli, a vedere quello che è più convinto, però poi la partita è sempre un qualcosa di diverso, conta molto quello che è un lato emotivo anche di essere esperto nel batterli, un po' quello è la cosa fondamentale, per cui ora ci si va dentro e come si era già fatto si sceglie il rigorista ancora di più e poi si dà quelle due alternative se il rigorista non se la sente, ecco, è una cosa normale. Lautaro ha anche preso il rigore, quello che poi, cioè nel senso che vanno anche presi i rigori prima di batterli e è una cosa normale che si possano sbagliare. Poi che cosa, scusa? Ah, Keita, sì, c'è da vedere come si è sviluppato l'allenamento oggi, domani, non è molto facile che possa essere dentro la partita contro la SPAL, ecco. C'è da fare ulteriori passi in avanti, purtroppo sono successe due o tre cose ora che ci hanno messo un po' in difficoltà. Però quello che conta è la reazione della squadra, è il tirar fuori qualcosa di super anziché ma io faccio quello che posso. No, tu non fai quello che puoi, tu fai quello che ci vuole. Per che cosa? Per riuscire a portare a casa quello che è il risultato che vogliamo chiappare, che non vuol dire solo il risultato della partita. Tu fai una prestazione al massimo delle tue possibilità, tu ti prepari e ora in questo momento qui c'è da fare una prestazione extra, una prestazione super, una prestazione che è il record della mia possibilità di prestazione. È così che si va a chiacchierare, non ma non sono nel mio ruolo, faccio quello che posso. Non è così che possono parlare i calciatori dell'Inter. Grazie.